Salve a tutti, anche oggi ho un nuovo ospite. Ciao! Presentati. Sono Federico, sono uno studente di dottorato qua nel Regno Unito e ho un sacco di domande di informatica che spero. Dottorato in? In, lo devo dire? Va bene, virologia. Ah, ho un qualcosa bene. Molto generico, potrebbe essere... Beh, poi mi fai dare un'occhiata. Beh, ok, prima che vi faccio vedere il mio pene, iniziamo con le due domande. Ok. Puoi dire quante domande hai preparato? Allora, io ho preparato 4 domande. Minchia, anche tu 4 domande, come senti, la Lucilla. Io ho bisogno di informazioni, mi devi fare sapere. Ok. Allora, partiamo. Posso partire? Non lo so. Prima di partire, vorrei dire, vi consiglio di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così da non perdervi gli altri contenuti che porto su questo canale, e seguiteci anche su Instagram, più me che lui. Sì, esatto. Ok, vai avanti con la prima. Allora, come ho detto, io faccio un dottorato in virologia, sì, molto handy durante la pandemia, mi rendo conto. E oltre a fare cose in laboratorio come piccoli chimici, ho anche una buona parte di lavoro che è tutta informatica, bioinformatica. Okay. E per fare così si utilizza questo programma che non so neanche se definire un programma, che si chiama R. Minchia. Ecco. Io voglio capire. Okay. Perché per me in realtà è uno schermo dove ci scrivo delle cose e fa cose. Anche tu chatti col computer? Io sì, ci parlo col computer, il computer mi risponde ogni tanto, mi andando a fanculo. Okay. E voglio capire R. Che cos'è? Okay. Materialmente cos'è? Ok. Vado? Vai. Allora, R è semplicemente un linguaggio di programmazione creato da due professori di statistica dell'Università di Auckland. Quindi sono loro che devo maledire. Aspetta. Ok. Non è così semplice. Questi due professori sono Ross Yanka e Robert Gentleman. Gentleman? Gentleman! The Gentleman! E come hai detto, più o meno, R è molto utilizzato da scienziati che non fanno parte del ramo dell'informatica. Ah, quindi siamo un pochettino gli scemi dei due. No, è utilizzato da biologi, psicologi, medici. Questo perché? Perché quando fu creato all'inizio, mm-hmm, era dedicato per fare statistica. Quindi ipotesi testing, calcolare varie metriche statistiche, che come tu ben sai in biologia e in medicina è molto importante. Certo, perché ti permettono di definire se un risultato di un trattamento per esempio ha un effetto statisticamente valido oppure no, se è solo il caso per esempio. Bravissimo. R, quando è stato inventato, non è che questi qua l'hanno inventato da nulla, a sua volta è basato su un altro linguaggio, anzi non è proprio basato, è un'implementazione open source di un linguaggio che si chiama MS. È stato inventato negli anni 70. Quindi tu devi maledire quelli che hanno inventato questo. Ah, ok, vabbè, però negli anni 70 tante cose sono da maledire, quindi va bene. Esatto. Hanno fatto un'implementazione open source di S. E infatti, se tu scrivessi del codice in S, questo in R è completamente compatibile. Ah, okay. Il viceversa, non sempre, perché anche perché si è evoluto. R è gestito dalla R Core Team, che praticamente loro si impegnano a continuare a svilupparlo e comunque renderlo open source, perché anche perché c'è una comunità in mezzo. Mm-hmm. Poi arrivo ai miei commenti personali. Ok. Io lo odio, a me fa cagare. Quando io ho fatto il dottorato, ho fatto un corso in cui una parte della prova di questo corso mi spiegavano come utilizzare R e io ho flippato di brutto, perché io utilizzo un altro linguaggio di programmazione molto simile, non nella sintassi, ma nelle cose che puoi fare, che secondo me è migliore e superiore. MATLAB. Non so se tu hai mai sentito parlare di MATLAB. Allora, sì, l'ho sentito perché mio fratello fa fisica e lui utilizza pure MATLAB. Però ogni tanto ci gioca pure lui su R, anche se non mi ha mai dimostrato l'avversione che tu hai nei confronti di R. Sì, c'erano alcune cose strane, tipo la sintassi che a me non piaceva, essendo comunque un informatico, sapendo diversi linguaggi, era proprio la sintassi, se non è come un lavoro io che... Okay. E poi io semplicemente ho detto al tizio che ci spiegava queste cose, poverino, era un po' blastato, ho detto, ma se io uso già MATLAB che fa le stesse cose di statistica, perché devo utilizzare R? Ovviamente lui non mi sapeva dare una risposta esaustiva, quindi io imparai lo stretto necessario per superare il corso, ma poi io l'ho cestinato. Vabbè, immagino che perché, dato che tanta gente usa R, tu utilizzi R, così altra gente entra, vede quello che hai scritto, dice, ah, lo capisco, che MATLAB magari è un po' più niche. No, non è questo. Il problema di MATLAB
non è perché è più di nicchia. Mm. Il problema è perché, a differenza di Mantra costa. Costa pure parecchio. E ha una licenza comunque che deve essere acquistata. La compri tu, la compri la tua università, qualcuno la deve comprare. Non è che siamo tutti borghesi come te ora. A me me ne passa l'università. Tra l'altro, MATLAB, in maniera del tutto slegata da questo video, l'ho installato 2 settimane fa sul mio computer. Ah, e sono proprio, è vero, io mi illumino di mezzo. R, essendo, per concludere, un linguaggio di programmazione di per sé, per utilizzarlo appieno hai bisogno di quello che viene definito un IDE, un'interfaccia che ti permette di utilizzarlo. Io sono sicuro che tu utilizzi RStudio. Esatto. RStudio non fa altro che darti in forma grafica le funzionalità di R, che sarebbe l'interprete, e poi, se non ricordo male, ti fa vedere anche l'immagine che genera il... Sì, ti fa lo schermino in basso a destra che ti fa vedere... Matto, no? Meglio matto. Vabbè. Dal mio punto di vista. No, sì, io lunedì vado in ufficio. Dico al mio capo: senti, R fa schifo. Usiamo MATLAB. Io l'avrei fatto. Io lo so che l'avrei fatto. Ti è soddisfatto? Sì, assolutamente sì, molto. D'ora in avanti vedrò R con un po' meno di rispetto. Grazie per questo, per queste informazioni. Qual è la tua prossima domanda? Allora, la mia prossima domanda è: allora, io, prima di iniziare il dottorato, ho comprato un computer, però non di quelli che sai, tu vai sull'HP o l'Apple e te sono già fatti, ma mi sono scelti i componenti. Ha un computer fisso, quindi? No, è un computer, sì, esatto, è un computer, no, non è un computer fisso, è un computer portatile, però dove ho potuto scegliere alcuni componenti, tipo assemblato, però sì, portatile, sempre. Sì, 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 sì. E vedendo online, per quanto non capissi niente a riguardo, sono incappato su questa definizione, tipo computer che hanno cores ma che hanno anche threads, e più hai core, più hai threads, più è potente il computer per quanto riguarda il calcolo, che cazzo ne so io. Perciò ti voglio, una domanda che ho è: qual è la differenza tra un core e un thread? Cosa sono? Ok, allora, per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un balzo indietro nel tempo, un balzo indietro nel tempo di almeno 25 anni. Perché una volta... La visage du pénis. Tra, diciamo, a cavallo del secolo, i computer comunque del mercato desktop, consumer, come lo vuoi definire tu, quelli per i computer di casa, erano processori single core. Ok. Quindi, un processore single core può eseguire una istruzione di un programma alla volta. Ora tu mi dici, vabbè, già nel 98, nel 2000 c'era Windows, c'erano tante finestre aperte, tanti programmi aperti, come questa cosa veniva risolta? Con una cosa chiamata pseudoparallelismo, che ovviamente il sistema operativo semplicemente dava accesso al processore e quindi alle risorse del computer ad ogni programma per un tempo molto limitato, che quel tempo molto limitato per noi umani, per un computer, e okay, quindi faceva questa cosa, lo pseudoparallelismo, e ti permetteva di avere tante applicazioni, tante, finite nel 98-2000, contemporaneamente. Quindi okay, potevi ascoltare la musica sul vecchio Winambo mentre utilizzavi Internet Explorer, che quando si apriva era una manna dal cielo. Esatto. Per quanto si c'era ancora, no, non c'è. Per quanto riguarda Internet Explorer, poi è la storia di un video che sto preparando. Ah, ok. Quindi non posso dire altro. Vabbè. Il modo per aumentare le prestazioni di un computer è quella di aumentare il clock del processore. Se non sapete cos'è il clock del processore, andate a vedere il video che ho fatto con Lucilla in cui ne parlavamo. Che nome. Tuttavia, non puoi aumentare il clock in maniera illimitata. Dal punto di vista della fattibilità, tu puoi avere un'oscillazione di 10, 15, 20 GHz. Tra l'altro facciamo trasmissione a frequenze più alte. Non c'è un motivo da un punto di vista teorico che non si possa fare. Il motivo è dal punto di vista pratico, nel senso che più aumenti il clock più il processore si riscalda e quindi si fonde. Quindi diciamo che per stare in sicurezza i processori non dovrebbero superare i 4.5 GHz. A meno che tipo non riesci a farli raffreddare, no? E infatti, come diceva Lucilla, ci sono molti video su YouTube in cui loro overclockano i processori a 7, 8, addirittura 10 GHz utilizzando la solo liquido. Ovviamente, diciamo, raffreddare la solo liquido non è una cosa che tutti possono fare. Come risolvi questo problema? Sempre in quegli anni, per il mercato server e workstation, diciamo, di natura aziendale, è
esistevano delle schede madre che accomodavano due o anche quattro processori diversi. Ovviamente ogni processore era single core, però tu avevi quattro processori, quindi vai alla grande. Si corre. Ora, ovviamente, costruire una scheda madre che possa accomodare già due processori, dal punto di vista proprio ingegneristico, non è una cosa semplice. Però lo si faceva, però aumentavano i costi. Cioè, e comunque ti dovevi comprare due processori, che già il processore costa. Tuttavia, non è solamente una questione di costi, è anche una questione di efficienza. Nonostante che avendo due processori sulla stessa macchina, avevi esattamente un incremento delle prestazioni, perché tu potevi eseguire due istruzioni o di due applicazioni diverse o dello stesso programma contemporaneamente. Certo, quindi di mezzi tempi, tipo. C'è sempre dell'overhead, e ti spiego dove sta l'overhead. Non so che cos'è l'overhead. Non ho idea. L'overhead sono dei tempi di gestione di una situazione. Che può essere, che in questo caso siamo del computer, però comunque potrebbe essere anche su qualunque altra applicazione. Ti faccio un esempio. Ti faccio un esempio. Vai. Se io devo fare il ragù. Sì. Mi piace già come stiamo partendo. Tu il ragù non te lo fai per 200 grammi. Perché il tagliare cose, il cucinare, certo, ok, farne 200 grammi o farne 2 kg, l'opera è lo stesso. I tempi che stanno per fare tutto, il contorno, magari quello di 3 kg cucina un po' più a lungo, ma il tempo di tagliare, che so, il segano, le carote, sì, è lo stesso. Ok, va bene. Questo è l'overhead. Ora, l'overhead di avere due processori sta quando questi due processori competono per delle risorse. Ok. Per esempio, quando tu hai due programmi che vengono eseguiti in parallelo su due processori, devono accedere alla RAM, finché è in lettura ancora si può fare. Ma quando è in scrittura, uno alla volta. Ok, vabbè. E questo accade per le altre risorse del computer. Quindi ci sono dei tempi di latenza che vanno dati dalla, perché comunque i processori lo stanno nel vuoto, stanno in un sistema molto ampio. Certo. Ora, passiamo un po' di nomenclature. Aiuto. Un programma in esecuzione, quando tu quindi fai su Windows o su Linux, sperando che tu lo usi, doppio clic su un'applicazione si apre un programma in esecuzione, si chiama processo. Ok. Ci siamo. Un processo può avere uno o più thread. Thread non è altro che una porzione di un programma che viene eseguita in parallelo. Ho capito, quindi praticamente c'è. Hai presente il meme di Chiano piccolo e Chiano grande? I core sono Chiano grande e i thread sì, sono ancora Chiano i core. Ancora i core, non ci siamo ancora arrivati. Cioè, per dire. Io ti sto spiegando cosa è un thread. Va bene, ok, niente, scusate, da casa. Ci siamo? Quindi, un programma, ormai tutti i programmi moderni utilizzano quello che viene chiamato programmazione multithread. Io stesso, quando ho fatto il programma per gestire lo spalacocandini di quello che sto preparando, utilizzo diversi thread. Aggiornati su questa cosa, perché ancora starà. Anche tu con gli spoiler, però. Vabbè, vai. Questi sono dei taste. Spoiler. I thread vengono eseguiti in parallelo o in pseudo parallelo in base a uno o più processori, fin tanto che non competono per le risorse. Ok. Perché se tu hai due thread che fanno due cose che concentrano un cazzo l'uno con l'altro, effettivamente vanno in parallelo se tu hai due processori. Però se uno genera dati per l'altro, allora allora uno dopo l'altro, certo, non è che c'è, perché per esempio ci sono delle applicazioni che un processo può generare dei dati. Per esempio, se un processo aspetta i dati da internet, li prende, li rimette in una memoria temporanea per poi passarli al processo che so che ti mostra un'email. Ok. Ci siamo? Okay, vabbè, ci sta. Quindi in quel caso è questo sì, tipo abbiamo tipo il loading, tipo ogni tanto quando tipo tu hai il loading, tu vedi una barra di avanzamento nel loading, perché c'è un thread che fa mostrare quella barra, che altrimenti mentre l'applicazione carica si bloccherebbe tutto. Ah, ok. Che figata. Ora sai cos'è? Un processore, cos'è un thread, ma non sai cos'è un core. Avere due processori, un processore non è solamente un'unità di elaborazione dati, contiene diverse cose al suo interno. Contiene l'unità aritmetica logica, che è quella che effettivamente fa i calcoli,
contiene una memoria che viene chiamata cache. Sì, d'accordo, ho sentito questa cosa. E poi una cosa molto importante, contiene anche una memoria più piccola che vengono chiamati i registri. I registri sono fondamentali perché quando viene eseguita un'operazione tipo A più B, il risultato viene messo nei registri. Ok. Che poi passa la cache e poi passa in memoria centrale, cioè la RAM. Ok. Ma perché non può passare direttamente alla memoria centrale? Ora ci arriviamo. Questa è un'ottima domanda. Tutto questo è gestito da un direttore d'orchestra, che è l'unità di controllo che gestisce tutto. L'unità di controllo si prepara a prendere le istruzioni alla RAM, prende gli operandi, li ripassa all'ALU e viene tutto gestito. Cioè, prende le cose e fa le next time kiss. Esatto. Okay. In maniera ovviamente sincronizzata, come diceva Lucilla, tutto funziona perché c'è un clock efficiente che ti permette di non sparare cagate. Ora, come tu puoi ben vedere, se tu hai due processori, hai tutto di questo due volte. Madonna. Allora hanno detto, aspetta, perché non costruiamo in un unico chip, quindi in un unico processore, due processori, quindi due core, che sono quasi del tutto indipendenti. Ogni core ha i suoi registri, ha la sua unità di aritmetica logica, condivide parte della cache e l'unità di controllo gestisce tutto. Insomma, l'unità di controllo è l'amministratore di condominio. Esatto. Esatto. E poi c'è tipo l'ALU che è l'inquilino del terzo piano con la canotta che rompe i coglioni. Come un po' come... Esatto. Esatto. Quando poco fa tu hai detto perché non metto i tuoi risultati in memoria, lo puoi fare, però ti perdi in prestazione perché la RAM rispetto alla velocità del processore è più lenta. Invece tu cosa fai? Quando tu devi eseguire un'istruzione di un programma, tu ti metti in cache un blocco di istruzione e te la metti da parte. Ti metti in cache una parte dei dati che ti servono, anche se poi non ti servono adesso, ti possono servire in futuro, e quindi tu lavori nella tua cache privata. Ok. Se i dati che ti servono ci sono, il processore fa quello che viene detto un hit, e quindi se già ci va in cache, riopera e mette il risultato in cache. Se invece i dati non ci sono, viene fatto un miss e quindi si fa una richiesta alla RAM che poi quella risponderà più lentamente perché la RAM rispetto alla velocità del processore è molto più lenta e si va avanti. Ok, va bene. Quando il processore fa diverse operazioni, quindi salva diversi risultati, li salva tutti in cache e poi a un certo punto fa una dump sulla RAM, tutta una volta. Ok. Così perché tu ottimizzi i tempi, tu sta ad ottimizzare i tempi perché nel momento in cui tu hai i core che stanno entrando nello stesso processore, quindi non comunico tra di loro col bus di sistema, perché prima bisognava col bus di sistema, ma hanno entrambi, comunque hanno un unico accesso al bus di più, non ce n'è, riesci ad avere delle prestazioni superiori con un solo chip. Quindi non ti servono più schermate con due slot che si chiamano socket. Per il processore ne serve uno, però tu hai due core, quindi due core sono quasi due processori indipendenti. Quasi. Okay. Ma avere due core in termini di prestazione equivale ad avere due processori? No. Le prestazioni di un sistema dual core rispetto a un sistema con due processori è circa del 60-80%. Ok, quindi... Se tu metti come 100 due processori, tu l'hai 60-80%, che è sempre meglio di avere un solo core, no? Certo. Però non hai il super guadagno di prestazioni, però ci guadagni in costi, chiaro, in difficoltà di creare schede madri che devono sistemare due processori, ci guadagni in altro. Ci guadagni, e quindi se tu come utente devi comprarti una scheda madre che ha solamente uno slot per un processore, ti costa di meno. Perché certo. Noi all'Università di Catania avevamo comprato una scheda madre con due processori e costava uno sbocco. Ora, la tua domanda potrebbe essere: i processori multicore quando sono arrivati dal punto di vista della tempistica dell'umanità? Il primo processore dual core per il mercato sempre consumer, Quindi non per tipo che so, il Ministero della Difesa, va, cioè per il mercato, diciamo, server o enterprise, non ne so molto, devo essere sincero, però per il mercato consumer arrivò col Pentium D nel 2005. Poi cosa è successo? Il processo di creazione dei processori, o comunque dell'elettronica digitale, è migliorato, quindi, come non so se tu lo sai, i processori, comunque tutti i dispositivi digitali sono fatti di transistor. Questa sarà la storia di un altro video. Magari ci fa un altro video.
per dire semplicemente un transistor è un componente di un circuito digitale. Fine, fidati che c'è il transistor. Mi fido. Ora, con gli anni, sono riusciti a creare dei processi di produzione tale che la dimensione di un transistor si riduce sempre di più. Quindi ci puoi mettere più roba. Quindi tu puoi avere oggi processori quad core, esa core, otta core, tipo cose così. Che mai? Mm-hmm. Benissimo. Ma ancora non ti ho spiegato cos'è un thread. Io ti ho spiegato cos'è un thread dal punto di vista software, no? Dal punto di vista hardware. Aiuto. Okay. Ancora non abbiamo finito. Ma perché faccio queste domande? Scusa. Quindi devo completare la risposta alla tua domanda. Mi hai detto che cos'è da un punto di vista software, ma non cos'è da un punto di vista hardware. Esatto. I produttori di processori, e io in questo caso mi soffermo su un produttore di processore, Intel. Vabbè, quello grande, assieme tipo a Nvidia. La è quello grande per il mercato dei computer desktop. Poi diciamo per il mercato mobile c'è ARM che spacca il culo a tutti. ARM? Sì. ARM è il processore che c'è anche da Raspberry Pi. Ah, ok. Non ARM, so. Da chi non ne sa cagava nessuno, chi adesso non sa a chi dare i processori. Ma tipo Ryzen, questi qua. Quelle sono AMD. Quella AMD, quella è un'altra storia molto complicata su che forse ci sto facendo un video. Vabbè. Parlo di Intel. Vai. Ogni processore ha un'architettura diversa e funziona in maniera diversa. Intel ha detto la seguente cosa. Abbiamo i multicore, ma possiamo ancora ottimizzare per rendere cose più veloci? Si è inventata questa tecnologia proprietaria di Intel che si chiama hyper-threading. L'hyper-threading praticamente viene, non fa altro che far vedere al sistema operativo ogni core due volte. Lui come se fosse una sorta... Allora, i sistemi operativi chiamano questa cosa in maniera diversa. O core virtuali. Windows fa così. Mm-hmm. Perché l'ho controllato per te. Oppure Linux, che è normale, li chiama tre. Ok. Quindi non è un core, però ti lo fa vedere come se fosse un altro core. Dov'è okay. la differenza? Che riesce a eseguire in certe circostanze due istruzioni quasi in parallelo. Per core. Cioè un core, anziché di solito un core può fare una cosa e tendenzialmente riesce a eseguire in questi core virtuali o thread istruzioni quasi in parallelo di una stessa applicazione. I core possono eseguire istruzioni di applicazioni diverse, quindi di processi diversi, o dello stesso processo. Non ha importanza. Questo chi assegna l'allocazione dei core è il sistema operativo. Ogni sistema operativo ha una parte che si chiama gestore dei processi. Ogni sistema operativo lo gestisce in maniera diversa. Per esempio, ti faccio la differenza sostanziale fra il gestore dei processi di Windows e quello di Linux, che poi quello di Linux lo stesso è quello di macOS. Ok, che per me quello questa è stata una cosa che mi ha completamente fatto esplodere il cervello. Anche a me ha fatto esplodere il cervello, se ti ricordi. Allora, Linux gestisce i processi in maniera del tutto democratica. Un processo è un processo, un thread è un processo. E via. Dal punto di vista del sistema operativo, un thread è un processo. Ok. E quindi ogni thread compete all'accesso del processore insieme a tutti gli altri. C'è un'unica sala d'attesa. Ok. Ovviamente esistono dei processi che hanno più priorità, che sono quelli di sistema. Immaginate. Però un processo è un processo, un thread per il sistema operativo se ne fotte, per meglio quello è un processo, è tutta una... Smarmella voglio che smarmelli, duscio, io voglio che smarmelli. Per Windows no, okay. Che loro sono fotte. Loro hanno una coda per i processi e ogni processo ha una coda per i thread. Ha un sistema multilivello. Qual è quello giusto, qual è quello sbagliato? Vedi i sistemi Unix e quelli Unix-like dove stanno e vedi i sistemi Windows dove stanno e poi mi dici qual è quello migliore. Ma quando dici dove stanno, che intendi? Cioè dove stanno? Stanno qui, stanno tu in hai, Germania, tu, stanno... Tu hai un iPhone? No. Hai un? OnePlus, esatto. E Android? Sì. C'è Linux. Se poi te lo faccio vedere che c'è Linux. No, ma ci credo che c'è Linux. Ah, no, me lo vuoi fottere poi? No, non te lo fottere.
qua non devi sbloccare, ti faccio vedere una cosa veloce. Ecco qua, ci abbiamo versione kernel, questa è la versione del kernel di Linux. No. Qui dentro c'è PadOS, che è la versione di iOS per gli iPad, che a sua volta deriva dalla grande conoscenza di Apple a fare il sistema operativo Unix. Ok. O comunque derivate da Unix. D'accordo. Quindi gestore di processi sicuramente che c'è qua, è lo stesso gestore di processi che c'hai tu, perché tutti i sistemi operativi Unix e Unix-like hanno lo stesso sistema di processi democratico. Va bene. E non a doppia camera, va bene. Va bene. Ci siamo? Ci siamo. Ah! Io ci abbiamo fatto. Qual è la tua terza domanda? Ora, la mia terza domanda invece è un po' più d'oggi, diciamo così, è un po' più intrigante e soprattutto perché mi sente. No, io ho sentito tanto spesso parlare di dark web e ho sentito delle cose più disparate, tipo che su dark web ci puoi, chiedere i servizi degli assassini, smuggle droga importante, insomma cose così. Ora io mi chiedo, il dark web come, cioè uno cos'è, nel senso come esiste, in che forma esiste, e due come ci si entra, cos'è, cioè come funziona, va? Allora io ti dico già una cosa, cioè, ti interrompo subito. Io so come si ci entra, ma non lo dico. Vabbè, mi sembra che giusto. No, scusate, corretto. Ti posso dire anche un'altra cosa, molto più semplice di quello che tu possa pensare. Ah, veramente? Io so come si entra e non ci voglio mai entrare. Mi sembra molto. E quindi non solo perché sei un mio amico, non te lo spiego. Ma io non lo dico anche in questo video. No, non voglio sapere. Su YouTube si trova. Basta come entrare in dark web, lo si trova. Fatelo a vostro rischio e pericolo. Aiuto. Ok, allora non lo fate. No, non lo faccio neppure io. Non l'ho mai fatto neppure io. Ma non è che tu sei un narcotrafficante, che significa? Cioè, ci sta. Ora ne parliamo. Del tuo. Prima di parlare cos'è il dark web, dobbiamo dire prima cos'è il deep web e il surface web. Questo è quello che viene definito l'iceberg di internet. Il surface web, che conta circa il 4% di tutto il contenuto di internet, è quello che può essere ritrovato mediante un motore di ricerca. Cioè tu mi stai dicendo che tutto quello che sta su Google è solo il 6%? Sì. Che cazzo dici? Quello che ho detto, che è accessibile mediante un qualunque motore di ricerca come di Google, è il 4% di tutto il contenuto di internet. Aiuto! Tu vai nel deep web ogni giorno e ti spiego perché. Il deep web è quello che, per accedere a determinati servizi e contenuti di internet, hai bisogno di o un accesso particolare o una login. Per questa definizione, anche la tua email, le tue email stanno nel deep web, perché non le posso trovare su Google. Certo, ok. Le nostre chattate su WhatsApp sono nel deep web. Ok. Il deep web non è nulla di illegale, è una classificazione. Va bene, va bene. È tutto ciò che tipo richiede permessi speciali è deep web. Esatto. Che non è fruibile a tutti. Non è fruibile liberamente mediante un indice di un motore di ricerca. Ok, va bene, ha senso, figo. D'accordo. Le nostre chattate su WhatsApp. Che sono tipo crittografate. Tutto. Ah, a prescindere che siano crittografate o meno. Non, sicuramente se io scrivo chat Valerio Federico, non la trovi su Facebook. Trovo. Almeno spero che lo troviamo su Facebook. Quindi, ci siamo? Mm-hmm. Quindi, anche per esempio servizi come IRC. Ci ho fatto un video su IRC, datelo a pescare. Visto. Quello è di web. Scendiamo ancora più giù. Andiamo sul dark web. Ora, il dark web è sempre una porzione di internet che per entrarci hai bisogno di un programma particolare. Che non dico come si chiama. Non lo voglio sapere. Io, voglio sapere. Io lo so come si chiama. Quante ne sai, eh? Purtroppo lo so. Questo programma in realtà fu inventato per garantire l'anonimato su internet. Ah! Poi hanno creato dei siti sul deep web su cui puoi trovare quello che ti ho detto, sono le cose più normali che trovi. Armi e droga sono le cose migliori che puoi trovare. Sai cosa sono le cose peggiori che puoi trovare? Organi. Aiuto! Dati di carte di credito rubate, password rubate di vari utenti. Infatti, io che uso una VPN, c'è un'interfaccia su questo programma che uso da VPN e mi dice se
l'email a cui sono collegato, se è stata trovata, del riscontro sul deep web. E c'era. C'era, sì. Che dici? Trovi, ovviamente, materiale, non posso utilizzare questa parola, su YouTube, materiale sessualmente esplicito con persone con età minore di 18 anni. No. Tant'è vero che, poiché c'erano questi contenuti disponibili sul dark web, addirittura anche Anonymous si è messo conto di questi. Ha detto, o la finite, o noi qua non solo vi smantelliamo tutto, perché noi sappiamo chi siete e diamo tutti i vostri dati alle autorità. Anche Anonymous. Anonymous comunque eroi nazionali, internazionali, cioè. Anonymous, in base con chi parli, possono anche essere definiti degli hacker etici. Altre cose che puoi trovare sul dark web sono, per esempio, armi utilizzate già in delitti. Già armi tipo, già sporche di sangue. Sì. Armi usate per delitti. Perché quella se la vuole togliere. Cioè. Che cosa? Cosa? Può trovare video che non può trovare su YouTube. Tipo gente che ammazza altra gente. Gente morta. No. Vabbè, ok, io mi pento di io per male. Questo. Fermo, che mi hai fatto smarmellare la messa a fuoco, ti sei avvicinato. Se non hai le dovute precauzioni, firewall, antivirus, tutte queste cose ti si fottono tutto. Ma non hai quelle serie, non quelle che trovi su Windows. Sì, esatto, sono media firewall. Non è sicuro in braccio. Lì ci sono team di hacker che non hanno che cazzo fare il giorno e dicono, beh, ora chiamiamo qualcuno. Benissimo. Va bene. Grazie per questa... Se non ricordo male, avevi un'altra domanda da farmi? Sì, io avevo un'altra domanda che è... questo ovviamente sicuramente è molto ignorante. Come funziona una scheda grafica? Com'è che il computer prende le informazioni, così che tu gli dici, non so, saranno codici, immagini, e le mette e te le fa vedere cose? Punto uno, io ho fatto un video sulle schede video che vi metterò sulle handcards. Però in quel video non parlo nel dettaglio. Ok, punto 1, la scheda video ha un'area di memoria che si chiama frame buffer. Il frame buffer è esattamente quello che il sistema operativo scrive, che poi dice adesso mostra, e ti mostra quella scheda. Ah. Frame buffer, ci cioè sono minimo 2, dici perché ce ne devono essere minimo 2? Perché c'è il frame che vedi e il frame che il sistema operativo sta per renderizzare. E infatti quando ti fa il sistema operativo ti fa vedere il frame successivo, la scheda video fa quello che si chiama swap. Ah, pazzesco. È normale. Se no vedessi nero. No, vedessi l'immagine che si genera. E non è quello che tu vuoi vedere. Tu vuoi vedere l'immagine già generata e poi l'altro frame buffer si prepara, il sistema operativo dice fallo. E questo qua viene fatto con le schede grafiche, quelle scrause, 25 volte al secondo. Facciamo schede grafiche adesso che riesco ad arrivare fino a 100. 120 frame al secondo. Quindi immagina che lavoro c'è dietro. Questo è quello che serve per utilizzare la scheda grafica per mostrare le iconcine, le cose su internet e i coniglietti belli. Dove parlo di dark web è bello parlare di coniglietti. Ok. Ci siamo? Ok, bello, bello. Però la scheda grafica serve anche per fare rendering. Mm-hmm. 3D. Dici, come fa la scheda grafica a fare rendering 3D? Rendering 3D è una cosa molto difficile da spiegare in un video, io te la faccio molto breve. C'è quella che viene definita una pipeline, mm-hmm, che parte dai dati presenti nel mondo 3D che tu hai creato, che sono dati di vertici, mm-hmm, di come questi tipo di localizzazione di cose, non no? Solo questo, sono anche i dati di come questi vertici e quindi le superfici che vengono create vengono colorate, quindi sono tessiture specifiche dei materiali, perché se un materiale è più o meno riflettente e se riflette cosa riflette, quindi devi calcolare la luce che ci sta, è molto complicato. Okay. Però qual è il vantaggio? Perché la GPU per renderizzare il migliore del processore? Punto uno, perché ha una quantità smisurata di core, ma non sono gli stessi core che trovi sul processore. Di quelli che abbiamo appena parlato. Esatto, perché i core che trovi nel processore fanno operazioni diverse di programmi addirittura diversi. Invece quelli sono tutto lo stesso programma. No, non sono tutti lo stesso programma. Tutti la stessa istruzione. Perché quando tu devi calcolare le proprietà di come la luce rimbalza su un particolare pixel dell'immagine, la formuletta è uguale per ogni pixel. Quindi tu esegui lo stesso codice per calcolare quella particolare formuletta su tutti i pixel contemporaneamente. Ma certo. Perché la formuletta è uguale, quindi il programma
sì, però che si chiama kernel nel caso di della scheda video, e si chiama, nel generale si chiama kernel il programma che viene eseguito sulla scheda video. Poi ci possono essere dei programmi più particolari che si chiamano shader, lasciamo perdere, che per tutti i vari effetti, però segni, il concetto è questo: viene eseguito lo stesso programma su una spagolata di core che sono molto più semplici perché eseguono lo stesso programma, certo, su dati diversi, certo. La chiamata di interesse, per esempio, sapete la questione del pixel, ma il processo per calcolare se quel pixel deve essere verde o giallo è lo stesso programma. Ecco dove viene il parallelismo delle schede video. Mm-hmm. Infatti ora mi focalizzo su un particolare tipo di schede video, che sono le Nvidia, hanno quelle che si chiamano CUDA Core. Sono... va bene, lasciamo, okay, lasciamo. D'accordo. Quando tu compri una scheda video Nvidia, tra le altre specifiche trovi il numero di CUDA Core. Ci siamo? Ok. Hai altro da dichiarare? Io se avessi un rutto lo farei, però non ce l'ho. Prima di tutto ti ringrazio per aver fatto queste domande per il nostro pubblico da casa. E ringraziamo anche il pubblico da casa per l'attenzione, per aver visto questo video fino adesso. E se vi è piaciuto questo video lasciate un like. Se questo stronzo guarda in macchina. Perché no? Andate a vedere gli altri video che porto su questo canale, tra cui quello delle schede video, che ho promesso di metterlo sulle handcards. Guardaci. E anche quelle, per esempio, di FK Underwood, che sono molto specifici e quindi vi potrebbero interessare, giusto? Assolutamente sì, sono spacchiosi, andate a vederli. E quindi ringraziamo per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.